Grazie per la linea, torniamo a parlare di basket e lo facciamo con il coach della Becker di Piacenza, Federico Campanella. Bentornato sulle frequenze di Radio Sound. Grazie e un saluto a tutti. Allora coach, c'è stato il tempo per riposarsi, il tempo per lavorare, come sono andate queste due settimane diciamo di attesa e di allenamenti in vista poi dell'inizio dei playoff? Sono state due settimane più di attesa, perché a questo punto della stagione lavoriamo sempre per migliorare i dettagli, per migliorare individualmente, per migliorare ogni piccola cosa, sia in attacco che in difesa, e magari provare a inserire nei nostri meccanismi qualcosa di nuovo. Però a livello diciamo fisico non è più il momento di spingere oltre i nostri giocatori. Quindi sono state due settimane proficue, i ragazzi come sempre ci hanno dato dentro, ci rendiamo conto dell'importanza del momento e quindi ecco, aspettando la gara 1 di domenica che sembra che non arrivi mai. A proposito di scalciare, immagino che quello più impaziente di tutti sia Giovanni Gambarotta, che avete inserito praticamente alla fine del campionato, entro la deadline del mercato. Come procede il suo inserimento e come pensi di utilizzarlo? Perché poi immagino sia un giocatore molto importante nelle tue rotazioni in vista dei playoff. Sì, allora, il suo inserimento sta procedendo molto molto bene per la qualità sua, che sia a livello umano, è un ragazzo che si è inserito molto molto bene all'interno del nostro gruppo squadra, ma su questo non avevo dubbi, perché sia lui che tutti i nostri giocatori sono delle persone, degli uomini con la U maiuscola, quindi non avevo dubbi che si inserisse in pochissimo tempo. Si sta inserendo da un punto di vista tecnico. Queste due settimane ci sono servite anche per fargli vedere tutta la, diciamo, per mettere dentro un po' la nostra filosofia offensiva e difensiva, e quindi sono contento perché i compagni lo stanno aiutando molto e lui è molto predisposto a fare tutto ciò che è importante per la nostra squadra. Come penso di utilizzarlo? Cioè, lui diciamo sulla carta va a sostituire, o comunque c'era rimasto il vuoto di De Zardo, che era impiegato per oltre 30 minuti, quindi nelle ultime tre partite i minuti di De Zardo se li è giocati tutti lì a Mudom, direi anche molto molto bene, con personalità, e quindi tra Liam Mudom e Giovanni Gambarota si divideranno il ruolo e i minutaggi. Però ecco, quello che è interessante e che è importante è che il nuovo arrivato ci ha alzato la qualità dell'allenamento, l'intensità dell'allenamento, e veramente sta facendo ogni cosa che gli chiediamo per essere utile e proficuo alla squadra. Senti, l'ultima in chiusura, non si può non parlare della partita, giocherete domenica alle ore 18, è gara 1 dei playoff, è il primo turno dei playoff, serie al meglio delle 3 su 5, contro Firenze. Che squadra è Firenze e come la vivi tu? Perché immagino sia anche un derby toscano per te. Sì, ma io non la vivo personalmente, se è Firenze poteva essere qualsiasi altra squadra, io la vivo da professionista, e quindi queste cose non pesano, diciamo. Firenze è una squadra in grande forma, secondo me la più in forma in questo momento del girone A, perché ha chiuso la seconda fase addirittura con 6 vittorie su 8 partite, giocando bene, facendo anche dei risultati incredibili, direi, e quindi come vengono qui senza niente da perdere, dopo aver fatto una stagione grandiosa, e noi dobbiamo essere bravi invece a imporre le nostre qualità e far pesare il nostro primo posto e far pesare il fattore campo, anche se il pubblico non c'è
e fammi dire che ci manca, soprattutto in questa parte di stagione, il nostro pubblico caloroso, affettuoso, che ci dimostra e ci ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia, ai nostri colori, ci mancherà come l'ossigeno, ma noi faremo di tutto per anche da lontano per renderli orgogliosi come penso abbiamo fatto fino a questo punto della stagione. Ecco, in attesa di rivedervi in campo dopo questa pausa domenica alle ore 18 per gara 1 contro Firenze, partita che sarà anche commentata su Radio Sound, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per l'inizio dei playoff e come sempre grazie mille. Viva il lupo e grazie a voi. Era Federico Campanella, coach della Bekkery Piacenza, ospite di Radio Sound, Piacenza 24.